Questa è una legge che in pratica riordina un po' tutto, perché fino ad oggi, ecco, c'erano diverse norme, però, ecco, di diversi settori, che riguardava la formazione, alcune norme, diciamo, l'artigianato, alcune norme la sanità, quindi era tutto un insieme di varie situazioni. Noi abbiamo voluto, quindi, con questa legge mettere ordine e fare tutta una norma organica che andasse a regolamentare l'artigianato, perché questi sono professionisti dove, ecco, si va a valorizzare l'artigianato, la fantasia, l'arte dell'operatore. A livello di formazione, perché è importante la formazione, non è possibile che ci si alzi la mattina e così e ci si metta a lavorare poi sul corpo umano, quindi su qualcosa che poi rimane indelebile, e poi a livello sanitario, quindi avere delle strutture, dei laboratori, delle stanze dove in perfetta sicurezza si possono fare degli interventi. Abbiamo anche regolamentato che determinati settori della gioventù non possono accedere se non con l'autorizzazione dei genitori. Sotto a 14 anni è impossibile, sotto a 18 anni certi tatuaggi, certi piercing, la stessa cosa non è possibile realizzare. Questo per dare sicurezza alle famiglie, sicurezza ai ragazzi, perché, ecco, in gioventù molte volte, ecco, tutti noi siamo stati giovani, facciamo delle scelte un po' estemporanee che poi, ecco, col tempo potremmo anche pentirci di questo. Poi, ecco, molto vogliamo lavorare anche sull'aspetto che con questa legge, ecco, noi diamo anche un segnale a livello nazionale, perché a livello nazionale non esiste una regione che ha deliberato in tal senso. Quindi, diciamo, facciamo da apripista. So che al Senato, infatti, ho avuto contatti con una senatrice della Liguria che ha voluto una bozza di questo testo, perché anche in Senato piano piano, ecco, si sta muovendo la legislazione perché ormai si è scoperto che è un campo importante. Cioè abbiamo circa 9-7 milioni di persone che si sono avvicinate ai tatuaggi, al piercing. E purtroppo il 13% ancora le fa in strutture non omologate, in strutture non rispettose almeno formalmente della norma. Quindi, ecco, io mi auguro che con questa legge possiamo dare sicurezza agli operatori, dare garanzia che nessuno può operare senza essersi formati e avere quindi capacità di operare, e dare garanzia alle famiglie, ai ragazzi e a coloro che vogliono accostarsi a questa pratica in totale sicurezza.